Allora, molti si chiedono come mai io abbia accettato questo incarico e la risposta è molto semplice, è l'unica che ha avuto questo. È la sacrosanta verità, nel senso che io volevo fare un'esperienza nel femminile, lo avevo detto nell'ambiente, che è molto piccolo il nostro ambiente, quindi le cose circolano velocemente, anche procuratori del femminile. E la risposta era sempre evasiva, ma sai, l'ambiente femminile non vuole allenatore del maschile, ma sì, vediamo, eccetera, eccetera. Io aspettavo una proposta e mi arrivava questa. E siccome io volevo fare questa esperienza nel femminile, l'ho accettata, anche se il presidente è stato molto chiaro, mi ha detto il primo anno sarà dura perché il budget sarà inferiore a quello del secondo e via dicendo. E allora abbiamo deciso di fare una squadra giovane, io ci credo nei giovani, ci ho sempre creduto, c'è un po', come dico spesso, di vanità in questa decisione, nel senso che ho fatto settore giovanile, ho fatto club, ho fatto nazionale, maschile. Con buoni risultati nel 97, quando nessuno, e quando dico nessuno, non è nessuno credeva della pallavolo femminile, nemmeno quelli che lavoravano con me, e ho lasciato la nazionale maschile per prendere la nazionale femminile, perché io sì ci credevo, perché ma come si fa? Tutte vogliono giocare pallavolo, perché non si potrà mai arrivare al livello dei maschi. E sono stato solo un'estate e poi ho lasciato, ho avuto un'offerta del calcio, insomma, per diversi motivi. E quindi mi è rimasto sempre questa voglia di fare l'esperienza del femminile. Poi la femminile che si diceva che non si poteva, il mio staff, c'era Francesca con le squadre, tutto il mio staff è rimasto e la nazionale femminile allora è andata per prima volta all'Olimpiade. Poi ha cambiato allenatore, è arrivato Bonita, ha vinto un mondiale con la junior, con la pre-junior, con la senior, dove non si poteva, dove non si poteva. E non è farina nel mio sacco perché io non c'ero, però sì, ci ho creduto quando gli altri non ci credevano. E adesso ci credo ancora e ci credo in queste squadre giovani che molti nell'ambiente dicono ma hanno fatto una squadra che retrocede perché non hanno giocatrici d'esperienza, eccetera, eccetera. Vediamo, vediamo. Io credo che non sarà così facile per gli altri, però non faccio proclami di nessun tipo. Quello che posso dire di queste prime settimane è che le ragazze sono fenomenali, lavorano benissimo, ed un quadro organizzativo ottimo. Perché non è da tutti avere lo stadio completo per la squadra, l'organizzazione, questa è una società, come ha detto il Presidente, che ha 53 anni, cioè è una società che ha tradizione organizzativa, quindi non è che sono arrivato a un posto, una squadra, una società giovane che viene di laggiù, quali cose funzionano, non c'è bisogno di dedicare molto tempo a questo e quindi lavoriamo in un ottimo ambiente. Sono curioso di vedere i tifosi perché ho conosciuto 4-5 che vengono a vedere gli allenamenti, adesso quando cominceranno le partite, è chiaro che devono essere predisposti non a vedere vincere le squadre, ma a venire a farci vincere, che non è la stessa cosa. Perché saranno partite molto difficili, soprattutto contro le squadre più quotate, e le ragazze devono sentire la fiducia di tutti.